Allora ragazzi, prima di partire con la review di Arnautici, voglio farvi vedere l'unico modo che hanno trovato i miei avversari per fermarlo. Eccoci qua ragazzi, bentornati in un nuovo video su Ludifi, io sono Andrea. Oggi siamo qua con la review di Arnautovic Tots, 4 di piede debole, 4 di mossa abilità. E prima cosa che posso dirvi, assicurarvi, è che è veramente un giocatore fantastico e che vi sconsiglio assolutamente di usarlo da esterno sinistro, perché ci perde veramente molto. Allora, se andiamo a vedere un attimo statistiche in gioco, sono veramente qualcosa di eccezionale, con 95 di posizionamento, tu te lo trovi sempre là dove vuoi che tu sia. Non perde mai posizione, poi i rigori sono veramente molto buoni e ha una miriade di statistiche oltre il 90. Adesso però andiamo a vedere bene un po' come si comporta dentro il gioco. Allora, devo dire che ha un dribbling veramente eccezionale, mi sono divertito molto nel utilizzarlo. Io di solito sono uno che punta sempre a fare molti passaggi fuori dall'area, cioè aspettare il momento giusto, ma con lui diciamo che mi sono permesso più e più volte di provare a fare delle azioni sul personale, puntando molto al suo dribbling e alla sua forza fisica, che è un pro assoluto. Come possiamo vedere anche da questi replay, anche sta molto dentro l'area nel ruolo di ATS, ma anche ogni tanto si allarga a seconda delle necessità. Invece una cosa molto positiva sono i tagli che riesce a farmi ai fianchi della difesa per poi rientrare dentro col suo dribbling. E appunto l'unico modo che possiamo vedere per fermarlo è abbatterlo direttamente dentro l'area di rigore. Tanto poi i rigori li va a battere lui, tira delle bordate allucinanti sotto l'incrocio e ti segna sempre. Infatti di tipo 3-4 rigori che ho avuto a favore non me ne ha sbagliato nessuno. Allora, come possiamo notare qua ancora un altro taglio dietro le linee difensive, guardate come rimane lì, poi si accinge ad entrare da dietro, ancora non c'è più nessun difensore, tira la sua classica sciabordata sotto l'incrocio e la piazza dentro. Quindi una cosa molto positiva che ho notato sono gli inserimenti, oltre all'agilità dello stretto, e un'enorme potenza tiro, cioè veramente penso sia l'esterno con più potenza tiro che io abbia mai provato su questo FIFA fino ad ora. E comunque ci ha provato anche gente del calibro di Sanchez e tantissimi giocatori veramente buoni comunque come esterni. Una cosa che invece un pochettino meno bella diciamo sono i suoi tiri ad effetto. Perché, allora, anche nonostante le statistiche li definiscano come buoni, li ho trovati quando ho provato a fare tiri ad esterno sempre un po' lenti e non precisissimi. Infatti più volte me li ha tirati fuori quando ho provato a fare il tiro d'effetto anche magari dentro l'area. Quindi questo magari, cioè, io vi consiglio sempre comunque di provare a fare qualche tiro proprio di cannonate pure, che come avete visto in questo caso poi le va a piazzare sempre anche sotto l'incrocio, quindi che cazzo te ne frega te li fa l'effetto, tira una bella sciabordata che non te la butta dentro in ogni caso. Quindi sconsiglio tiri d'effetto, consiglio tiri di potenza in maniera più assoluta. Quindi detto questo, si può anche parlare un po' dell'aspetto della resistenza fisica. La resistenza fisica ti porta di solito verso il 70esimo che inizia a calare un po', cioè lo vedi un attimo sparire, anche se comunque lavora sempre dietro magari gli altri attaccanti, si sposta un po' più sulla tre quarti, però poi tu te lo puoi sempre portare palla a piede fino dentro l'area, ne scarti 2-3, bello tranquillo, entri e segni. Quindi veramente un giocatore straordinario, direi che difficilmente mi sono trovato così bene con degli esterni. Infatti sarà anche per questo motivo che di solito su FIFA 16 i moduli con gli esterni non li ho quasi mai usati, per il semplice fatto che magari preferivo dei centrocampisti dietro la punta con un po' più di qualità. Però lui, oltre alla velocità, ha anche la qualità, quindi si può tranquillamente usare come modulo anche per me che non sono un amante degli esterni. Nei colpi di testa non ho avuto molti modi di poterlo provare, perché di solito appunto cercavo sempre di entrare palla al piede col dribbling, quindi di cross non ne ho fatti molti, però mi è risultato sempre buono quando ho provato a farli, cioè alla fine l'ha sempre presa pure lui. Mentre nei calci d'angolo li fa precisissimi. I calci d'angolo vanno sempre a finire sulla testa di un tuo giocatore. Infatti li hanno sempre prese tutte e in molti casi così sono riuscito anche a fare dei gol sul calcio d'angolo che, vabbè, non sempre infatti mi riuscivano nelle altre partite normali senza di lui. Poi, ultima cosa che possiamo dire, ha una forza fisica strepitosa, cioè lui riesce sempre a proteggere la palla, magari anche se entri dentro l'area stai tranquillo che dopo anche 2-3 spallate che ti tirano lui riesce lo stesso a tenere il possesso palla. Magari una cosa che vi sconsiglio sono le lunghe corse sulla fascia, perché quelle non sempre riesce a portarle a termine, perché vabbè comunque ragazzi ha 85 velocità, non è che ne ha 90, 91, 92, comunque non è che sia l'Usain Bolt delle fasce,
lo aiuta molto il fattore fisico, è vero, ma dopo una certa, se tu lo fai correre sempre dritto, si stanca, quindi è meglio sempre puntare a fare tanti passaggi fino ad arrivare dentro l'area e poi utilizzare il suo dribbling per arrivare fino alla porta. Quindi il 4 di piede debole, 4 di stelle skill ci stanno assolutamente. E detto questo, passiamo a dare il giudizio finale. Allora, come voto gli posso dare un 9,5 pieno, perché io di solito 10 non lo do mai, cioè, meno che non sia proprio qualcosa di straordinario, però mi sono trovato benissimo. I fattori a pro sono assolutamente il dribbling, l'agilità nello stretto, la potenza tiro e la forza fisica. Sono assolutamente dei pro, anche l'inserimento se vogliamo metterlo. Dei contro non ne ho riscontrati. Quindi, per questo video spero che sia tutto, spero che vi sia piaciuta questa review. Bella ragazzuoli!